Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il commento prima del canto iniziale ci ha introdotto a questa celebrazione così bella e così ricca. Siamo qui per ringraziare il Signore. Un caro saluto a tutti voi, in modo particolare a Giorgiana, alla Madre Generale, a tutte le sorelle, al Sindaco e a tutti noi che siamo convenuti qui per stringerci insieme attorno a Suor Luciana per dire grazie, perché il nostro grazie sia vero, bello, sincero, limpido. Prima di tutto ci affidiamo alla misericordia del Padre. Confesso a Dio di potere e di amore che ho molto peccato pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, che supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me, Signore Dio onnipotente. La vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Yeah.
Signore Dio fedele, concedi a noi di renderti grazie per la tua benevolenza verso la nostra sorella, Suor Luciana, che desidera rinnovare oggi la sua consacrazione al tuo servizio. Conferma in lei lo spirito di carità perfetta, perché possa dedicarsi con fervore sempre più grande alla tua gloria e all'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Sapienza. Dissero gli empi: tendiamo un sedile al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. Parola di Dio. Parola di Dio.
sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarna. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Se i nostri occhi, i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri sguardi oggi sono tutti puntati su Suor Luciana, è perché, e lo sa bene anche lei, il vero protagonista oggi è il Signore. Ma come, potrebbe dire qualcuno, siamo mica qua per lei, siamo mica qua per Suor Luciana? Certo che siamo qui per lei, ma siamo qui per lei perché la sua vita religiosa è per noi occasione di ringraziare il Signore. Del resto, 50 anni non sono mica poca cosa. Gli anni passano non solo per lei, ma per tutti, ma l'amore rimane giovane. La giovinezza della nostra vita è sempre data dall'amore, da questo amore che rimane giovane, da un cuore che rimane giovane. E allora sembra quasi che oggi ci apprestiamo a sfogliare l'album delle foto e rivedere un po' quello che è accaduto nello scorrere del tempo in questi tanti anni, non soltanto per fare memoria, ma per rendere grazie per ogni volto, per ogni situazione. Per ogni avvenimento il nostro cuore si colma di gratitudine. Diciamo grazie al Signore oggi perché il brano evangelico che abbiamo appena ascoltato è parola di Dio vissuta ancora oggi. Infatti non stiamo celebrando la carriera di una persona, il suo voler arrivare a un certo potere, la sua voglia di ottenere qualche prestigio. Semplicemente stiamo celebrando le opere che Dio compie e ha voluto compiere in Suor Luciana e attraverso di lei. La vita di totale dedizione di Suor Luciana è per noi monito a voler essere i primi nella modalità che ci suggerisce Gesù, e cioè i primi nell'amore, i primi nel servizio, facendo diventare la nostra vita una gara per poter vincere da ultimi secondo la logica del mondo, da primi secondo la logica del Vangelo. La celebrazione giubilare di oggi ci testimonia anche il grande valore della libertà. Libertà di poter rispondere a Dio. Sembra quasi una situazione desueta oggi rispondere sia al Signore per una vita di conversione
consacrazione religiosa. Magari tra poco questa cosa, speriamo di no, magari diventerà addirittura una cosa d'altri tempi. E allora ci fa bene oggi celebrare il 50° di professione religiosa di questa nostra cara sorella, perché ci ricorda che è possibile rispondere al Signore ed essere contenti, che è possibile una fedeltà che dura per sempre, che è possibile una vita spesa per il Signore e per chi Lui mette sul nostro cammino. Forse tutto questo non è così immediatamente comprensibile oggi, come del resto non erano comprese le parole di Gesù dagli Apostoli. L'abbiamo sentito. Ecco perché abbiamo bisogno di un'immagine che dica ancora di più questo, la stessa che usa Gesù. Un bambino ha bisogno di tutto, ha bisogno dei genitori, ha bisogno di cure, di sicurezze, di cibo, sa di aver bisogno. Un bambino non è il superbo che dice non ho bisogno di niente, ma sa di aver bisogno, così come noi sappiamo di aver bisogno di Dio. Non possiamo farne a meno. Se Suor Luciana è arrivata a 50 anni di vita religiosa è perché ha riconosciuto e riconosce ogni giorno di aver bisogno di Dio. Non è pensabile, neanche immaginabile, una vita senza. Non è pensabile una vita senza Dio di cui Suor Luciana è sposa. Perché la vita di una religiosa non è una vita da rinunciataria, è una vita piena, bella, viva. E allora, guardando alla vita di Suor Luciana, quasi in filigrana, vogliamo guardare anche alla vita di Don Giovanni Ciresola e ci accorgiamo che, come sappiamo già, la santità dei veronesi di quel tempo era una santità quasi a grado. Don Giovanni Ciresola era figlio spirituale di San Giovanni Calabria e questi due grandi testimoni dello spirito conoscevano e si intrattenevano con altri santi e beati veronesi. È un invito anche per noi, un invito a una vita santa, cioè una vita felice. È possibile ancora oggi una vita santa, è bella ancora oggi. E allora l'augurio più grande che possiamo farci l'un l'altro è che questa festa per Suor Luciana ci faccia uscire da chiesa con il desiderio di essere santi. E allora la nostra vita sarà finalmente e pienamente realizzata. Don Giovanni Ciresola interceda dal cielo per noi, per tutte le sorelle del Cenacolo della Carità, per Suor Luciana. Ci ricordi la semplicità della vita cristiana fatta di preghiera, adorazione eucaristica, devozione al preziosissimo sangue. Ci spinga ad opere di carità, ci sproni a pregare incessantemente per le vocazioni. Grazie Signore per la vita di Suor Luciana, grazie per le meraviglie che Tu hai operato in questi anni e continui ad operare ancora oggi in lei e attraverso di lei, caricandoci continuamente di stupore di fronte alla Tua opera. Grazie Signore perché rendi la nostra vita una meraviglia stupenda, un capolavoro. Aiutaci a tenere accesa la lampada della fede, perché tutti possiamo sempre risplendere di Te.
Ci alziamo insieme, rinnoviamo la nostra professione di fede, rispondendo con convinzione per 3 volte il nostro credo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Ora, dopo il canto delle litanie del preziosissimo sangue, alla cui adorazione le povere ancelle sono particolarmente dedicate, Suor Luciana, davanti a Dio, alla Chiesa e alle sue consorelle e a tutti noi, rinnova la sua professione religiosa. Seguirà poi sull'altare la firma di questo documento. Thank you.
Preghiamo. O Padre, che nel sangue prezioso del tuo unico Figlio hai redento il mondo, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché uniti a Gesù, mediatore della nuova alleanza, otteniamo sempre i frutti della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo Dio nostro Padre, che ci dà la perseveranza nel bene per questa sua figlia che oggi davanti alla Chiesa rinnova la sua professione religiosa. O Dio, che reggi l'universo e guidi le sorti dell'uomo, guarda questa tua figlia che desidera confermare l'offerta della sua vita e concedi che nello scorrere del tempo sia sempre più unita al mistero della Chiesa e si dedichi con generosità al bene della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io, Suor Luciana Genova, a onore e gloria di Dio Onnipotente, alla presenza della Beata Vergine Maria e di tutti i Santi, rinnovo i voti di povertà, castità e obbedienza, secondo le costituzioni delle povere ancelle del preziosissimo sangue. Amen.
rendila sempre più conforme all'immagine del tuo amato Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, fiore purissimo, nato dalla Vergine Maria, proclamò beati e puri di cuore e con la sua vita rivelò il pregio sublime della castità. Liberamente aderì tutto al tuo volere e facendosi per noi obbediente fino alla morte, si offrì il sacrificio perfetto a te gradito. Egli ha consacrato al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. Per questo dono di grazia, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, l'unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, in particolare di Genova Guido, Mario, Presentini Maria, Mingato Antonio. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre,
Preghiamo. Abbiamo ricevuto, Padre, il corpo e il sangue del tuo Figlio, a noi donati nella gioiosa celebrazione di questo anniversario. Concedi che Suor Luciana, sostenuta dal cibo e dalla bevanda del cielo, proceda felicemente nel cammino intrapreso che conduce a te. Per Cristo nostro Signore. Ci sediamo ancora per qualche attimo. È con il cuore colmo di gioia che celebro oggi con tutti voi il mio 50° di professione religiosa. La data precisa sarebbe il giorno 28. Celebrarlo in questa chiesa, in questa comunità, nella quale ho ricevuto il battesimo e gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana, dove sono cresciuta nella fede, dove ho maturato la mia vocazione e dove mi sento a casa, è per me un ulteriore motivo di gioia. Ringrazio Don Giulio che mi ha dato questa possibilità e tutti i sacerdoti consacrati per essere venuti a lodare il Signore con me. Tutti i giorni ringrazio il Signore per tutti i Suoi doni. Oggi lo voglio ringraziare in modo speciale perché nella sua bontà e misericordia ha voluto guardarmi con predilezione, scegliermi e chiamarmi a seguirlo e imitarlo dietro le orme del venerabile Don Giovanni Cinesola nell'Istituto Cenacolo della Carità. Dopo 50 anni percepisco con particolare forza il senso del mistero dell'amore gratuito di Dio che avvolge la mia esistenza. Lui mi ha creata e mi ha chiamata per appartenere esclusivamente al Figlio suo Gesù, al di là di ogni mia povertà e fragilità. Ciascuno di noi cerca la propria strada nella vita per sentirsi realizzato e felice. Anch'io, in giovanissima età, ho iniziato il mio cammino di consacrazione, animata dalla convinzione che per me la via più sicura per vivere da persona soddisfatta e felice era quella di donarmi a Dio e ai fratelli. Il Signore non mi ha delusa. È proprio vero ciò che dice Sant'Agostino. Nessuno è felice come Dio e nessuno fa felici come Dio. Non è stato tutto facile il cammino di questi 50 anni. Se oggi guardo al rovescio la tessitura della mia storia, vedo fili spezzati e riannodati. Trovo passaggi difficili che mi sono costati fatica e lacrime. Eppure riconosco che è sempre stato il Signore a tenere in mano il telaio della mia vita. E ogni giorno, negli avvenimenti belli e meno belli, Egli mi ha dato la forza e con il suo aiuto ho continuato a dire il mio sì, sempre. Porto dentro di me il passato come un tesoro prezioso e con Maria canto il Magnificat. Con lei posso dire che Dio ha fatto grandi cose e la sua fedeltà dura in eterno. Guardando il mio percorso di vita, riconosco che tutto è stato opera di Dio e ripetutamente lo ringrazio. E gli chiedo di mantenere in me il dono dell'entusiasmo spirituale fino alla fine dei miei giorni, quando mi incontrerò con il suo mistero di amore, tenerezza, misericordia e perdono. E con il salmista mi piace pregare,
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Sicuramente la parola che meglio esprime ciò che sento e vivo è grazie. Grazie ai miei familiari che sono in paradiso, ma che sento tanto vicini e partecipi della mia gioia. La mia non era una famiglia perfetta, ma in essa ho potuto respirare la bellezza dei valori cristiani, la semplicità, l'amore, l'onestà. Specialmente la mamma ha saputo essere un riferimento di bontà, di pazienza, di amore, di coraggio e di preghiera. Si fidava di Dio. Grazie alla mia congregazione, alla Madre Generale qui presente, alle mie consorelle, ai miei fondatori e alla Madre Generale di allora che mi hanno accolta tra le povere ancelle del preziosissimo sangue e mi hanno formata nel carisma e spiritualità dell'Istituto con tanto amore. La scelta dell'Istituto è stata per me una cosa naturale. Scherzando, dico che non poteva essere diversamente. Avendo cominciato a mangiare il pane duro di queste suore prima ancora della scuola materna. E mi spiego. Il mio fratello gemello era ammalato e a 2 anni se n'è volato in cielo, per cui la mia mamma era tanto occupata con lui. E a occuparsi di me era mio fratello Mario, 10 anni più di me, che per avere un po' di tempo per giocare con gli amici mi portava dalle suore, che erano pochi anni che erano arrivate in paese di suore. Mi metteva su un mucchio di sabbia e diceva a loro di darmi un pezzo di pane duro, raffermo, perché avevo da farmi i denti. E intanto io rimanevo tranquilla e lui poteva andare a giocare. Naturalmente poi lo dovevano chiamare perché non si accorgeva del tempo che passava. Crescendo poi, io ho sempre guardato a queste suore e pian piano ho scoperto che potevo anch'io donare la mia vita a Dio e servirlo nei fratelli. Grazie ai sacerdoti che durante questi anni ho incontrato e che con il loro esempio e la loro parola mi hanno aiutata nel mio cammino di fede. E grazie alle comunità parrocchiali dove sono stata svolta del mio servizio nella scuola materna e nelle attività pastorali. Sono contentissima perché oggi ne vedo qui tanti rappresentanti. Ti ringrazio di cuore. Mi hanno arricchito di tante belle esperienze e con le quali ho condiviso un pezzo del mio cammino. E dove, lo posso dire, ho sempre cercato di dare il meglio di me stessa, ricordando anche le parole del mio fondatore che diceva: se volete fare del bene, dovete voler bene alle comunità dove siete mandati. Grazie a questa cara comunità di San Vittore e a quanti hanno lavorato dentro e fuori la Chiesa per preparare questo momento di festa. Il coro, i ministranti, gli angioletti. E non nomino tutti perché rischio di dimenticarne qualcuno, ma a tutti va la mia grande riconoscenza. Grazie al sindaco Giovanna e ai rappresentanti dell'amministrazione comunale. E grazie anche a tutti voi che siete venuti a ringraziare con me il Signore. Pregate sempre per me, perché ogni giorno io sappia rifondare la mia vita in Cristo Gesù e Lui mi doni di essere specchio e luce riflessa della Sua presenza, come mi augurava sempre, pensando al significato del mio nome, un caro sacerdote. Ora anche lui in paradiso. A tutti prometto la mia riconoscente preghiera. E ora sotto lo sguardo
benedicente del mio fondatore, che mi ripete ancora una volta: io ti aiuterò sempre. Voglio continuare il cammino che ancora mi resta da percorrere con fiducia e coraggio, certa che il Signore è sempre con me, perché mi ama di un amore eterno e misericordioso. E ora, insieme a Maria, cantiamo tutti il Magnificat. Thank you.
scelto un colle e ne hai fatto scorrere l'acqua della tua divina grazia, ne hai fatto giardino di Dio. E questi fiori si sono andati moltiplicando in questi mesi e in questi anni di grazia, portati sulle ali della brezza del tuo amore. I semi di questi fiori sono giunti in altri paesi, in altre contrade, hanno fatto germogliare e sbocciare altri fiori che tu vai cogliendo per unirti ai primi e fonderne con questi il soave profumo che deve riempire il tuo cenacolo. Uno di questi semi germogliò in San Vittore e dopo 50 anni di fedeltà al Signore oggi siamo qui a giudire con te, Suor Luciana, per quel sì che ha reso feconda la Chiesa. Hai saputo intrecciare il tuo sì con il sì di Maria, che liberamente e pienamente ha detto a Dio, eccomi, concretizzandolo con disponibilità e amore nelle attività parrocchiali, nelle scuole dell'infanzia, nel catechismo e nell'animazione della liturgia. Vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine per il servizio che hai reso alle nostre comunità. 50 anni di impegno, aiuto, dedizione e attività a fianco degli altri e del prossimo, dai più piccoli ai giovani, agli adulti e fino agli anziani, condividendo con loro gioie, dolori e speranze. Suor Luciana, ti auguriamo degli anni di testimonianza viva e vera, sostenuti dalla fede, dalla grazia e dalla gioia di sentirti scelta e amata dal Signore. E al Signore, sorgente inesauribile di ogni bene, noi chiediamo che ti confermi nella vocazione, ti renda lievi le fatiche quotidiane e ti consenta di farti sempre prossimo, amorevole a tutti. Il sorriso di Dio sia sempre sul tuo volto e nel tuo cuore, così che tu possa continuare a dire ai fratelli che incontri, Dio ti ama. La comunità di San Vittore ti dona la pergamena con la benedizione di Papa Francesco come augurio di una buona continuazione del tuo cammino, sicura e certa che i valori seminati e condivisi nel corso di questi anni continueranno a crescere per il bene. Grazie per quello che hai fatto per noi e per la nostra parrocchia.
vogliamo bene ed oggi in particolare ti ricordiamo con la preghiera. I tuoi amici di Rovere. Siamo a metà non della messa ma della festa, nel senso che adesso la messa si conclude con la benedizione, durante il canto finale ci sarà una foto di Suor Luciana con i sacerdoti, poi prima di altre foto attendiamo un attimo perché c'è una sorpresa per Suor Luciana e anche per tutti noi, per qualche minuto un piccolo concerto. Terminato il piccolo concerto, poi potremo andare sul piazzale della chiesa per un momento di convivialità insieme. Suor Luciana si fermerà poi a salutare, penso in chiesa o in chiesa o anche fuori. Dovrebbero esserci anche i santini ricordo che poi saranno consegnati, che potremo portare con noi come ricordo anche per pregare per lei. La benedizione del Signore sia il più bel augurio di una buona festa e ancora di una buona domenica. Il Signore